Dunque, la scelta fatta dalla Regione è ben chiara e precisa di venire qui a Persano. È stato di una chiarezza unica, senza ambiguità. Quindi loro vogliono portare dei rifiuti al centro della Piana del Sele. Questa è una scelta politica ben precisa. E noi diciamo no a questa questione di principio. Ci opporremo in tutte le sedi, come abbiamo detto e ripetuto, tutte le sedi legali, amministrative, civili e penali. Perché? Perché è impossibile continuare a martoriare sempre le stesse comunità. Non si può fare, è poco ragionevole, non ha senso. Perché le persone, come potete ben vedere questa mattina, si esasperano e scendono in piazza in maniera pacifica, lo voglio precisare, come stiamo sempre precisando. Io e il sindaco di Eboli, ma soprattutto col sindaco di Altavilla, noi siamo pacifici, però le persone, la gente comune, gli agricoltori, chi è che produce oltre alla mozzarella, ci stanno tanti altri prodotti di nicchia della quarta gamma, lavorano e vogliono soltanto continuare a lavorare. Ma il danno d'immagine che c'è attraverso questo ulteriore sciacallaggio che si vuole perpetrare sul nostro territorio è un qualche cosa che a noi ci opporremo in ogni modo. A questo punto forse sarà meglio che gestisca tutto la procura, perché con il sequestro sarà la procura e noi abbiamo già chiesto attraverso un esposto alla procura di far rispettare la legge, e la legge dice che un sito di stoccaggio dopo 18 mesi non è idoneo, quindi di conseguenza non può essere stoccato altro rifiuto o caratterizzazioni, perché quella è diventata questa una discarica abusiva. Di conseguenza l'unica cosa che si debba fare qui è rimuovere le ecoballe e basta. Questo non lo dico io, lo dice la legge, lo dice il testo unico dell'ambiente, che è la legge quadro. Cioè noi chiediamo solo di far rispettare la legge. Stop. Non abbiamo... E poi politicamente diciamo, basta sempre alle stesse zone, basta sempre alla Piana del Sele, basta sempre in questo triangolo tra Campagna, Montecorvino, Eboli, Battipaglia, Serre e così via, sempre a concentrare discariche, siti di stoccaggio, impianti. Siamo stufi adesso, perché se parte della o quasi tutta la crisi dell'emergenza sanitaria che si è avuta regionale è stata risolta con questa zona, adesso ci devono lasciare in pace. Sindaco, invece Altavilla sta rispondendo, è molto preoccupata, e in questo caso lei cosa si sente di dire ai suoi cittadini, alla comunità e a coloro che ovviamente quotidianamente, diciamo, utilizzano questi campi affinché l'oro bianco della Piana del Sele possa arrivare in tutto il mondo? Allora, sicuramente noi siamo stati molto molto delusi di come è iniziata questa battaglia. Perché noi siamo venuti a conoscenza, come l'ha avuto a conoscenza il sindaco di Serre, dagli organi stampa. Avremmo preferito che la regione ci chiamava e diceva: guardate, noi abbiamo questo bisogno, questa necessità, troviamo una soluzione. Non ci hanno proprio ignorato e fino adesso non ci hanno ancora chiamati.
saremo venerdì in audizione in Commissione Ambiente in Regione, perché ci hanno chiamato su indicazione di un consigliere di minoranza, quindi andremo in Regione a capire che cosa succederà e che cosa vogliono fare. La cosa che mi preoccupa tanto è che questo, come diceva Franco Mennella, è una zona a vocazione agricola. Qua si produce la quarta gamma, si produce il mais per le bufale, si producono i pomodori e si produce soprattutto la mozzarella, che è esportata in tutta Italia e in tutta Europa. Quindi già stanno arrivando le prime disdette, anche non essendo ancora arrivati qua i container, già stanno arrivando le prime disdette in queste aziende. Il sito dove verranno allocati questi container, sì, è nel comune di Serre, ma è a poche centinaia di metri, a 400 metri da Borgo Cariglia, che è la frazione più numerosa e più popolosa di Altavilla e dove ci sono le maggiori aziende agroalimentari. Quindi avremo un danno enorme e, come diceva il sindaco di Serre, noi faremo qualsiasi battaglia legale affinché questo non possa avvenire. Siamo qua stamattina a protestare civilmente, senza violenza, soltanto per dimostrare alla Regione Campania, a De Luca e a Bonavitacola, che vengono a prendere i voti in questa zona, che noi siamo contrari a queste loro scelte scellerate, che non vanno assolutamente, vanno assolutamente contro i nostri interessi. C'è da tenere presente che la gente è sfiduciata, perché il Bonavitacola ha detto entro 6 mesi li togliamo, però disse la stessa cosa con le ecoballe: entro poco tempo le toglieremo. Sono 14 anni, stanno ancora qua, e la cosa più preoccupante è che le roulotte del terremoto sono 40 anni che stanno qua e non si vede ancora la fine di questo stoccaggio. Quindi a questo punto la gente è sfiduciata e noi faremo battaglia e vediamo che cosa ne succederà. Il governatore ha detto: ma Altavilla chi ci azzecca con Serre? Sono due comuni diversi. Evidentemente non conosce nemmeno l'olografia di questa zona, non sa dove vengono messi, dove vengono allocati, perché il comune maggiormente interessato è Altavilla ed Eboli, non Serre. E sono preoccupato anche per le famiglie dei militari. Qua ci sono 3.500 militari che lavorano in questo comprensorio. È il comprensorio più grosso del sud. Allocare rifiuti non è una scelta giusta, è una scelta scellerata che noi contestiamo in tutti i modi. Sindaco Conte, anche la città di Eboli, dal primo momento di questa battaglia da parte della comunità di Serre di Altavilla Silentina, al fianco dei cittadini della Piana del Sele per dire no ai rifiuti qui nel comprensorio militare di Persano. Una vicenda dai lati oscuri, un traffico internazionale dei rifiuti, dall'altra parte una regione che fa finta di non conoscere niente, di non sapere niente, e poi i sindaci e i cittadini che paradossalmente devono combattere contro la regione Campania e quindi contro le istituzioni. Sin dal primo momento abbiamo accolto l'invito del sindaco Mennella di essere accanto a Serre. Come ho già detto in altre occasioni, non è in discussione solo il comune di Serre. Un sito di stoccaggio di questa portata coinvolge tutti i comuni del comprensorio della Valle del Sele. Infatti sono stati presenti, anche oggi sono qui presenti, tutti i sindaci della Piana del Sele a protestare rispetto ad una scelta che noi riteniamo tecnicamente sbagliata, soprattutto per la bellezza di quest'area, per le sue produzioni, per quello che rappresenta a livello nazionale e internazionale la Piana del Sele, per i suoi prodotti anche di natura biologica. Quindi un sito del genere, con rifiuti di cui non si conosce né la provenienza né l'entità né tantomeno la natura, non è possibile stoccarli qui a Persano, ma non solo a Persano, in qualsiasi comune della Piana del Sele. Voglio ribadire ancora una volta, l'abbiamo fatto l'altra sera in una delibera del Consiglio Comunale di Eboli, sempre a sostegno della protesta e soprattutto della opposizione a che i rifiuti possano venire nella Piana del Sele. Noi riteniamo che la Piana del Sele abbia già dato moltissimo per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Ricordo, abbiamo un impianto di compostaggio ad Eboli, l'unico funzionante della provincia di Salerno. Il comune di Battipaglia ha un impianto di vagliatura dei rifiuti, anche questo unico nella provincia di Salerno. Il comune di Eboli e di Battipaglia hanno dato nel passato discariche di livello regionale. Abbiamo dato ancora un sito di stoccaggio per 30.000 ecoballe a coda di volpe nel 2009. Lo stesso comune di Persano ha ancora un sito di stoccaggio di ecoballe per 45.000 ecoballe. Campania ha dato il suo contributo con una discarica regionale. Lo stesso comune di Serre, ricordo, c'è anche lì una discarica di livello regionale. Credo che abbiamo dato moltissimo, non ci siamo mai sottratti ad una, come dire, scelta anche di responsabilità rispetto all'emergenza rifiuti. Ritengo che la Regione Campania, l'EDA, la provincia di Salerno dovrebbero rivedere questa scelta e trovare un altro sito
idoneo per poter fare questa caratterizzazione dei rifiuti che vengono dalla Tunisia e poi stoccarli e smaltirli nei siti dedicati. Ecco perché quindi la protesta, ma credo più che la protesta è una posizione assolutamente giustificata, assolutamente logica e coerente con quello che noi abbiamo qui. Basta fare una panoramica di dove siamo adesso per comprendere dove siamo, qual è questa terra e che cosa deve fare questa terra, sicuramente non diventare un sito di stoccaggio dei rifiuti. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. L'Isis Rent Car ha aperto il nuovo Mobility Store a Capaccio Pestum presso Danicar. Noleggio auto e veicoli commerciali a breve e medio termine con tantissime offerte super flessibili. Prenota ora su www.lisisrent.it. Radio MPA. Siamo in un comune delle aree interne, per cui è chiaro che io lo dico da Presidente della Commissione aree interne, per me è importante che i cittadini vengano a contatto con la politica e soprattutto nei piccoli comuni, nei piccoli borghi, portino le loro istanze negli enti preposti, perché in qualche modo c'è bisogno che le cose cambino, soprattutto nei piccoli borghi, e i cittadini possono essere protagonisti di questo cambiamento. No, al momento no, semplicemente voglio dire ci sarà credo una lista civica dove si sceglierà tra i vari possibili candidati anche il candidato sindaco. Diciamo che quello che noi volevamo tanti anni fa, è che però è complicato da realizzare, è che siano i cittadini stessi a scegliersi il sindaco. Invece è sempre stata prassi nei piccoli comuni che c'era prima il candidato sindaco con tutti quanti appresso. Non è proprio insomma, un modo democratico questo di scegliere un sindaco, speriamo che le cose possano cambiare e il sindaco possa essere scelto sulla base della volontà dei cittadini. In alcuni comuni abbiamo fatto così ed è stato importante che il sindaco venisse scelto direttamente all'interno degli attivisti, venisse proposto alla persona che si pensava fosse più capace di rivestire quel ruolo. Apertura a tutte le persone per bene e capaci, quella è la cosa importante nelle liste delle comunali. Poi vedete, nei piccoli comuni è sempre complesso fare una lista con il simbolo di un partito. In genere si pesca nella società civile, si cerca di trovare i migliori cervelli che abbiamo. E noi li abbiamo nei piccoli comuni. L'importante è cercarli e dargli anche la spinta per candidarsi e mettersi a servizio della popolazione. Guarda, dire quale sarebbe il nostro atteggiamento è un'altra cosa complessa che mi hai chiesto, perché non c'è un nostro atteggiamento, cioè noi non abbiamo un sistema dove decide il consigliere regionale, decide la senatrice, semplicemente sono i cittadini, essendo una lista civica, quindi su questo ci tengo a dirlo, i cittadini possono ritenere di fare quello che vogliono, perché non c'è il logo del Movimento 5 Stelle. Nel caso in cui ci fosse il logo del Movimento 5 Stelle e fosse una lista a nome Movimento 5 Stelle, allora le cose cambierebbero, andrebbe richiesta la certificazione al Movimento 5 Stelle che verrebbe data solamente in alcuni casi. Uno dei casi è quello che hai detto tu, quindi non avere trascorsi politici o di altri mandati già fatti, bisognerebbe avere la fedina penale pulita, i carichi pendenti assenti, quindi alla fine cambia il discorso. Qui parliamo di una lista civica. Qui semplicemente penso che la senatrice Caudiano voglia raccogliere le menti, voglio dire, del paese per concorrere alla formazione di una lista che si proponga all'elezione.
È stato costituito il 18 febbraio scorso, presso la sede comunale di Rocca d'Aspide, il Consorzio di tutela del Marrone IGP di Rocca d'Aspide. L'atto notarile, donato dal notaio Vincenzo Bassi, che ha voluto farsi carico delle spese di registrazione, è stato sottoscritto da numerosi produttori e confezionatori del Marrone IGP, provenienti da diverse aree territoriali. Al momento della sottoscrizione dell'atto erano presenti il sindaco di Rocca d'Aspide Gabriele Giuliano, il vice sindaco Girolamo Ricchio, il consigliere delegato al commercio e alle attività produttive Rosario Miano e tutti gli altri componenti dell'amministrazione comunale. Presidente del consorzio è stato nominato Mario Miano, imprenditore rocchese noto per le sue imprese legate alla castanicoltura e alla produzione e lavorazione di prodotti agricoli. Nel consiglio di amministrazione sono stati inseriti, con parere unanime e favorevoli di tutti i componenti del consorzio, gli imprenditori Michele Ingino, Domenico Coviello, Marilyn Nisi, Raffaele Carro, Ivan Tabano, Carmela Cammarano, Antonio De Rosa, Giuseppe Vozza, Fiorenza Vona, Giuseppe Coviello, Luigi Sansone e Angela Villano. Il Marrone IGP è presente in una zona molto vasta, coincidente con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e le comunità interessate sono oltre 80. La produzione del Marrone IGP si aggira intorno ai 120.000 quintali, nonostante il problema del cinipide. Ci si avvia verso la ripresa e il costituendo consorzio ha come scopo sia quello di intercettare le opportunità che transitano per il sistema destinato alle aree interne, sia quello di intercettare le opportunità che transitano per il distretto castanicolo campano. Molto soddisfatto il sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Giuliano. Sono grato al notaio Vincenzo Bassi, che ha dimostrato ancora una volta di essere un professionista di grande valore e il suo gesto esprime un sentimento di partecipazione collettiva. Questa sera è stato sottoscritto un atto formale che ha valenza sia simbolica sia sostanziale. E per questo voglio ringraziare tutti gli imprenditori del settore castanicolo e Mario Miano, presidente del consorzio. La mia amministrazione accompagnerà tutte le attività utili per la tutela del Marrone IGP di Rocca d'Aspide, che rappresenta non solo una risorsa dal valore inestimabile, ma anche la nostra storia. Alcuni comuni del Cilento, nonostante si ritrovino ad affrontare un importantissimo spopolamento, sono stati esclusi dai fondi del PNRR. Tra questi c'è Roscigno. Ne parliamo con il sindaco Pino Palmieri. Sindaco, questa è una cosa che soprattutto negli ultimi giorni ha fatto veramente discutere tanto. Sicuramente farà ancora più discutere nei prossimi giorni. Non ne faccio una questione locale. Nella Campania ci sono tantissimi borghi che hanno diritto a poter partecipare a questo bando. Tra l'altro nel 2015 è nato un progetto che si chiama Borghi Abbandonati, dove è stato anche ospite all'interno di Capitale, la Capitale della Cultura a Matera, dove 14-15 comuni della Campania hanno creato una rete tra loro, tra cui c'è Roscigno Vecchia, c'è Romagnana a Monte, c'è Centola, c'è Apice e ce ne sono tanti altri. E sono anni che stiamo lavorando a questo percorso, dove anche se non seguo direttamente, ma c'è il vice sindaco Bruno Ruotolo che è da anni che sta partecipando al tavolo per la costruzione di questo progetto e dove oggi prendiamo atto che i veri borghi abbandonati che fanno parte di questa rete non potranno partecipare al bando del Ministero del MIC, Ministero della Cultura. Credo che sia una cosa grave perché a noi è rimasto poco come territorio, soprattutto Roscigno Vecchio e Roscigno si contraddistinguono per l'abbandono e la viabilità distrutta. Adesso ci tolgono anche la nostra identità, quindi significa che è un qualcosa che soprattutto la nostra identità noi ci teniamo e lotteremo fino alla fine. Ho il dovere, insieme all'amministrazione con cui mi onoro di rappresentare, ho il dovere di andare fino in fondo e sto trovando riscontro anche da altri sindaci, altre amministrazioni che cercheremo di far fronte comune e far sentire la nostra voce. Se spero che il governatore De Luca possa intervenire su questa vicenda e ripristinare quantomeno una giustizia per andare incontro ai nostri territori. Se ciò non avverrà saremo costretti a dire per le vie giudiziarie, quindi
faremo ricorso al TAR e impugneremo il provvedimento dalla Regione. E infatti quello di Roscigno è un caso emblematico, perché si parla tantissimo del borgo di Roscigno Vecchia, che tra l'altro è completamente disabitato, ma anche il paese ha subito un fortissimo spopolamento. Quali saranno le prime iniziative che vorrà intraprendere? Iniziative nel senso giudiziario, come dicevo, molto probabilmente, anzi sicuramente faremo ricorso al TAR. Nello stesso tempo è ovvio che andremo a verificare questi famosi indici. Io questa mattina ho verificato perché Roscigno Vecchio non è considerato dall'Istat comune turistico, e poi mi accorgo che a pochi chilometri da me invece ci sono comuni considerati turistici e non possono contare la presenza di turisti che noi ogni anno abbiamo. C'è qualcosa che non torna, bisogna fare chiarezza e ci attiveremo per fare chiarezza. È ovvio che se il buongiorno si vede dal mattino e questo è il modo di destinare i fondi del PNRR, io mi preoccuperei.